ragazzi! Bentornati con un nuovo video, un video speciale. Molto strano, diverso dal solito. Sì, mi hanno richiesto un video vlog di Halloween e questa sarà l'edizione, ecco, speciale, l'edizione speciale Halloween. Sì, perché non siamo solo noi in questo video. Chi c'è? Ci sono i Frenchmall, Peppe Gentile, c'è Alberico, siamo tanti youtuber, altri ragazzi che hanno fatto comparse. Infatti abbiamo partecipato nel video dei Frenchmall, vi lasciamo tutto nell'info box. Tutto cosa? Tutto quello che abbiamo combinato quella notte, perché ci siamo addentrati in una casa spettrale, con gli spettri, spettrale, specchiata. Che cos'era quella casa? Una casa diroccata, abbandonata, di una monaca, in campagna, di notte. Quindi potete immaginare cosa succede tra noi, Frenchmall, Alberico, Peppe Gentile, altri ragazzi che facciano crepare dalle risate. Comunque, andiamo subito a descrivervi cosa è successo quella notte, perché ci siamo portati la videocamera. Iniziamo. In realtà era l'iPhone. Sì, hai guidato tu. Dove ci hai portato? Ci hai portato nell'indirizzo che ci hanno richiesto. Sì, in via Paolucci. In via Paolucci, vediamo perché il navigatore. Aveva freddo come noi. Aveva freddo, esatto. Gira tutta a sinistra su via R Paolucci, quindi la destinazione è sulla destra. Hai sentito? Via Paolucci. Dalla serietà di Savio si deduce che stiamo andando in missione. Stiamo andando. Ci inoltriamo nell'entroterra pugliese. Esatto. Per una missione segreta, diciamo. Queste luci poi fanno i nostri volti ancora più horror. Più X-File. Sì, questo sarà un video horror. Nel senso che farà schifo o sarà horror, vero? Horror a schifo. Tipo American Horror. A merda, no American, a merda. A merda horror. Esatto. Sì. Però ovviamente cosa prima succede? Di ogni missione bisogna mangiare, esatto. Non è che avrei stomaco vuoto a fare una missione. È vero, ci siamo recati dove? Siamo andati in un locale, in un locale del centro di Corato, sì. Dove abbiamo mangiato questo panino pesante. Quanto pesa? No, 500 grammi 480. 480, perché vogliamo stare leggeri. Adesso mangiamo. Ho già mangiato. Esatto. Ragazzi, no, poi... viva la figa, non è roba. Non è roba. Oh, regia. Loro tra poco diventeranno tutti mostri. Non dico altro. Oh, no, guarda la mia cosa, sono già. Ci siamo altri. Ma perché mettere un limone nel cerimonio? A dopo. Poi alle ore 23 circa cominciamo ad avviarci verso la casa dei fantasmi. Sì, era in campagna, faceva freddo, freddissimo. Faceva freddo in via Paolo. Siamo diventate pecore. Comunque ci siamo recati. E di là cosa iniziava? È iniziato il disagio. Disagio. Il disagio è iniziato già da prima. Però lì è quello vero e proprio. Esatto. L'arma che avevamo qual era? Una banana. Solo la banana. Una banana di gonfiata. Per proteggerci dai fantasmi avevamo solo una banana. Perfetto. Moriamo tutti. Lei si è registrato. Siamo arrivati. Prima di il video. Tu grida. Qual è la vostra prima? Adesso Gesù. Tu sai cosa devi fare in la questo momento. La vostra prima grida. Mossa. Se c'è qualcuno stiamo girando un video. Se... La prima mossa. Mi piace, però. Le nostre armi sono. La banana per Gaia. Prendi Gaia. Sì, e quindi un cane meno. Il problema è essenzialmente io propongo giro per lo stazione per assicurarci che non gizzino negroni. Negroni sto diventando cieco. Vuoi abbassare? È tutto buio. Abbiamo una casa spettrale, piante rampicanti, voci sataniche. Se c'è qualche pisello grande qui, alzate il pisello. Ma quando veniamo a fare il pacco? Cacca di cinghiale. Senti, chi è? Allora, guarda Paolo, dai. La cosa più sbagliata da fare. In ogni film horror che si rispetti succede, però. È normale, se non è un film horror trash. Sabino ha detto. Separiamoci. Mai decidere di separarsi quando si ha paura, ma noi ci siamo separati. Ma nemmeno quando si cerca di girare un video dove. Ok, allora. Ok, separiamoci. Di là, noi di qua. Allora, attenti, appoggiamo la roba, facciamola prima e iniziamo, se no non ci sbrighiamo più. E ci facciamo qua la nottata oggi. Che bello! Oh. Ma come si sale sopra? Giusto un... C'è un'altra scala di là. Farà prima la parte, se che torniamo indietro. Che palle! Rossella lì ha incontrato un suo familiare. Ho rincontrato mio fratello, non conoscevo. Era stato. Hai scoperto lì che era tuo fratello. Sì, vi per vendetto. Cos'è quel coso? Sei tu, Rossella, vedi? Illuminati! Chi sei? Rossella! Non ha la frangetta. Ti ho fregato. Un'altra cosa da non fare mai è quella di trafugare una tomba.
Peppe Gentile ci racconta tutta la storia di questa tomba. Era sì. di un uomo che faceva il contadino, che coltivava. Conosceva zucchine, tutto, insomma. Siamo arrivati dove? Chissà cosa. Questa è la tomba del vecchio che abitava in questa. No, vabbè, questo è il posto dove proprio cadremo. No, no, questo fidati di me, ci sono già stato in questo posto. Chi giaceva qua? Giaceva il vecchio nonno. Il vecchio nonno Gio, che coltivava zucchine. Giaceva il vecchio nonno Giacinto. No, no, coltivava le zucchine. Ah, ok. Mai sfottere anche gli insetti, perché nelle abbiamo case trovato la mamma di tutti i ragni del mondo. O era Spider-Man lì. Che aspettava di pungere qualcuno. Direttamente Spider-Man. Mica Spider-Man punge le persone. Il ragno all'inizio Spider-Man, del Spider-Man film. Spider-Man è un eroe, uno buono. Anche lui deve andare su YouTube Italia. Quello un ragno gigante. Ma ragazzi, vedi l'acqua. Dove? Là. Al centro della ragnatela. Come? Ma vediamo solo dentro. Peppe, se salta ti tiro giù. Peppe, sei salto, ti tiro giù. Successivamente si sono susseguite in questa casa degli spettri tutte le scenette. Abbiamo registrato video contemporaneamente. Sì, siamo diventati tutti quattro video. Sì, è diventata la casa di YouTube praticamente. C'è stata la challenge. YouTube Italia era lì. Esatto, e ci siamo divertiti tantissimo, è inutile dirlo. Ok, questo è il dietro le quinte. Ci si stanno preparando per il primo video di Alberico. Oh raga, silenzio! Marco, vieni anche tu qua, così magari qualsiasi cosa sai cosa fammi dire. A proposito di questa cosa e qua qui c'è il video dei French. Aspetta. È fantastico perché è uno speciale di Halloween, ma in realtà è uno speciale disagio. Non c'è mai visto tanto disagio in un'unica serata. Sì, sì. Assurdo. Che pensi? Che pensi? Il make-up. La disorganizzazione. Fai il props al make-up. Il make-up è stato realizzato. Molto. Make-up realizzato da Roslaio 90. C'è da dire. Va bene, va bene. Infatti, questo vlog c'è molto disagio nell'aria. Già l'ha detto il mio youtubico compaesano. Una fake challenge. Adesso una challenge fatta dai demoni. Ma se l'ha cominciato a cacarsi sotto quando ha saputo la storia della casa? Diciamo. Sì, perché io quando conosco il passato e so che. Questa monaca non le stava a genio. No, no, per niente. Hanno detto che questa casa corna, ma sono uscita mo. Vedi, guarda, mi sto proprio ambientando. Hanno detto che questa casa apparteneva ad una suora ricchissima. Una monaca ricchissima. Monaca, suora, non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Com'è morta questa monaca? Di Monza. È morta di Monza. Che disagio, che disagio. I momenti clou, quelli dove ti sfugge via la telecamera, quali sono stati? Tipo i cani pipistrelli, una cucciolata di cani. Una cucciolata di cani in un angolino, non ci siamo avvicinati. Non so, erano cuccioli enormi. Erano cani piccoli, non pipistrelli. Ma erano cuccioli, sì, ma enormi. Di quale essere? Hanno fatto eruzione nel video di Alberico. Poi i piccioni, ne volevamo parlare. Che pensavamo che anche quelli fossero pipistrelli, ma in realtà erano piccioni disorientati. Che cacavano in lungo e noi correvamo per tutta la casa. Già avevamo uno che pisciava sulle persone, salutiamo Michele Bartoli. Esatto. E in tutto questo il disagio è stato a mille. E voi vi chiederete: a che ora è finito tutto questo? Alle 5 di mattina, non alle 10, perché abbiamo fatto 5 e 5. 5 10. Alle 5 del mattino siamo tornati a casa. Stanchi, ma felici. Esatto, e sereni. Speriamo che questo racconto vi sia piaciuto. Nell'info box vi lasciamo tutti i link dei video fatti, dei tre video fatti con Alberico, con il vlog, la challenge di Peppe Gentile e il video French Mold. Abbiamo avuto delle parti. Sì. Guardatelo anche voi. E noi speriamo che il video vi è piaciuto. Fateci sapere cosa farete ad Halloween. Pollice in su se vi è piaciuto il video. Commentate naturalmente. E iscrivetevi al canale anche dei nostri amici. Perché se no, adesso sono già, inizieremo veramente a fare un po' di. Puglia. Puglia. Puglia, esatto. La parola esatta. Un bacione, ciao. Ciao a tutti.